Nina, Dio vuole che tu mi capisci. E perché io ti capisco? Perché più sale fiume, più legna a galla, più da di mino, più me vai bella. E poi? Fior di portella. Ma davvero voglio andare con questi? È naturale, Nina vieni con noi. Marina, non c'è una festa gente che non c'ha domani. Ah, invece lui c'ha un avvenire. Gaetanaccio 40 anni dopo, che papà portò a teatro per primo al Brancaccio questo spettacolo. Che consigli ti ha dato? Cosa ti ha raccontato del suo Gaetanaccio? Cosa si poteva... Mi ha raccontato, ma mica adesso, io sono arrivata a fare questo spettacolo ancora prima, a prendere la decisione di farlo, di dire di sì, con un bagaglio di racconti, di aneddoti, di una quantità infinita di storie rispetto allo spettacolo, rispetto al cast, rispetto al testo, rispetto a Magni, a tutto. Quindi mi sembrava come di conoscere già benissimo questa materia, invece poi ho scoperto che non è così, perché chiaramente poi quando invece prendi in mano un testo e ti metti a studiarlo e ti metti a lavorare su un personaggio, è chiaro che scopri un mondo. E mio papà sicuramente mi ha, forse più che sì, consigliato, mi ha detto una cosa sulla quale poi siamo stati tutti d'accordo, anche con Giorgio Tirabassi, con Giancarlo Fares che è regista, di lavorare nella direzione di una grande credibilità, di cercare di portare in scena dei personaggi veritieri, perché malgrado il fatto che Gaetanaccio sia un personaggio esistito, il testo di Gigi Magni poi è una sorta di grande favola, quindi puoi andare in varie direzioni con la recitazione, l'interpretazione, ma abbiamo scelto di stare in qualche modo sul credibile, cioè l'uomo e la donna del popolo, per così dire, anche se loro poi sono degli attori, dei guitti. Insomma, abbiamo cercato di stare in quella zona lì. Tu sei una cantante, Gaetanaccio è una commedia / tragedia musicale, ci sono delle bellissime canzoni, hai cantato una Ninna Nanna che era struggente, bellissima, è un peccato che questa, come altre canzoni di Maschere Romane, non sia altrettanto conosciuta. Sono d'accordo, sì, molte canzoni di questo spettacolo non sono note al pubblico, ed è un peccato, è uno dei motivi per cui secondo me è valsa la pena insomma affrontare questo progetto dopo 41 anni. C'è Ninna Nanna, c'è Scusate la domanda Santità, insomma ce ne sono parecchie, di cui peraltro mio padre è autore, per esempio di Ninna Nanna e di altre. Per cui, che dire, per me è un privilegio enorme proprio cantare queste canzoni, poi tra l'altro con la musica dal vivo, con gli strumenti dal vivo, abbiamo dei musicisti bravissimi, è un regalo, è veramente un privilegio. Senti, andiamo adesso a vedere anche l'attualità di Gaetanaccio. C'è il papato, ci sono i poveri, ci sono le difficoltà di tutti i giorni. Cambiando poi i soggetti, la commedia rimane molto attuale. Però c'è un tema, i protagonisti non si piegano alle minacce dei gatti, come per esempio quello che interpreti te, che davanti a una proposta esplicita sessuale non dice di no, quello che un po' è venuto fuori col Me Too ultimamente nel tuo ambiente, quindi è un personaggio sicuramente attuale il tuo da questo punto di vista. Ma sai... Se si vuole si possono trovare tantissimi aspetti attuali di questa commedia. Certamente noi abbiamo la fortuna di non morire di fame, effettivamente, letteralmente come fanno loro, però se vogliamo dire che i teatri stanno chiudendo, purtroppo questa è una verità. Chiaramente non siamo messi come allora, non c'è il clero che impone determinati veti molto pesanti, certo non è questa situazione. Però si riconoscono c'è cioè come un sentore di qualche cosa di invece attuale, che credo che sia anche quello che forse rende la commedia credibile e sia anche il motivo per cui piace così tanto, credo, perché ogni tanto io sento delle risate che sono riconducibili a qualcosa che sta succedendo anche attualmente. E in questo senso il mio personaggio sì, sicuramente la risposta che dà al potente del clero, diciamo è una donna coraggiosa, mettiamola così, insomma non si fa alcun tipo di problema, e io penso che in qualche modo proprio per questo è attuale,
Ma mi viene da dire che le donne dovrebbero avere questo coraggio sempre, e invece non ce l'hanno sempre. Speriamo che incoraggi qualcuno. Senti, prima parlavo delle maschere romane con Giorgio. Ci sono quei personaggi venuti fuori dalla storia, Marchese del Grillo, il più recente Conte d'Acchia, mio Patacca che avevi citato molte volte e che poi è legato anche a tuo papà, Rugantino che poi era un burattino di Gaetanaccio, tra le altre cose, che prima era un gendarme prima di diventare il guitto di Trastevere. Gaetanaccio però, a differenza degli altri, ha atteso tanto per sfondare, quindi chiedo anche a te come mai, perché è un personaggio alla fine straordinario, molto umano, una bellissima commedia. Chissà perché, non lo so, ma Gaetanaccio, tu parli dello spettacolo? Dello spettacolo, sì. Non lo so perché, ma non ti nego che mio papà mi ha raccontato più volte che anche allora, quando lo fecero, una volta finite le repliche, volevano, chiaramente avevano più o meno programmato di riprenderlo prima o poi, e nel caso in cui l'avessero ripreso avrebbero sicuramente messo mano allo spettacolo, avrebbero fatto delle modifiche, perché è uno spettacolo che è strutturato in maniera abbastanza bizzarra, cioè come se fosse quasi a capitoli o a sezioni, non so come dire. Difatti anche questa era un po' un'incognita per noi, perché poi è un successo di tanti anni fa, chissà cosa succede oggi. E invece no, invece piace, e quindi fortunatamente è così. I motivi profondi non li so, non li riesco a capire, cioè potrebbero essere tantissimi, perché sai, quando una cosa non va bene trovi i mille motivi per cui non va bene, quando una cosa va bene, la stessa identica cosa, trovi altri mille motivi per cui va bene, quindi non lo so. Io so solo che per me, torno a dire sempre, Magni è totale poesia da dire, cioè è proprio qualcosa che scorre meravigliosamente, quindi forse il fatto che sia in romanesco fa pensare che sia molto facile, molto fruibile, quando al tempo stesso c'è il romanesco, ci sono le battute, c'è tutto, però c'è anche molto contenuto, cioè Magni quando racconta ci sono sempre molte informazioni in ogni battuta, cioè, è pieno di citazioni, di tutto, anche estremamente alte, quindi si può confondere per, no, sai, l'alto e il basso. Secondo me è uno spettacolo per tutti, e quindi rimango sorpresa anch'io che ci sia voluto così tanto tempo, ma... Avete mantenuto tutto del testo del 78 o avete adattato qualcosa per... Non dico modernarlo, ma renderlo più fruibile? No, non è un vero e proprio adattamento, sono stati fatti dei tagli per una questione proprio di tempi, eccetera, e però per il resto, no. Praticamente c'è tutto. Senti, adesso invece teatro, c'è questo bellissimo spettacolo, un progetto, qualcosa che vuoi fare o che già bolle in pentola? Allora, ci sono delle cose imminenti che però non posso dirti perché, ahimè, forse si rivoluzionerà tutto nel giro di poco, ma non lo so. Una cosa che è certa, speriamo, è una ripresa della Bisbetica domata che abbiamo fatto l'anno scorso al Globe, che io ho amato moltissimo fare, la regia è di Loredana Scaramella e ci siamo molto divertiti, quindi io non vedo l'ora. Poi insomma lavorare al Globe è un'altra di quelle proprio fortune della vita che, vabbè, insomma, sono proprio felice, non vedo l'ora. Questo e poi tante altre, diciamo, progetti che si devono ancora concretizzare, quindi però mi piacerebbe cercare per quanto possibile di lavorare sull'autoproduzione e andare su tanto sulla commedia musicale, e questa vorrei tanto prendere questa direzione, vediamo se ci riesco. Grazie. Grazie a voi.